Salve, buonasera amici e amiche, eccoci qua alla Mostra d'Oltremare dove si sta celebrando la bellezza. Siamo alla Fiera della Cosmetica, stasera vediamo solo cose colorate, tanti colori ma anche tantissima bellezza, tantissima innovazione. Seguite il servizio perché le telecamere di Sinapsi News e Napoli News Magazine andranno ad inquadrare angoli inimmaginabili. Seguite il servizio. Sicuramente cerchiamo persone che amano l'arte del massaggio e si vogliono prodigare in questa esperienza. Magari chiunque. È un campionato comunque mondiale. Nel 2018 ci sarà di nuovo questo campionato e arrivano ben 16 paesi dal mondo, per cui siamo collegati poi al campionato del mondo dei massaggiatori. Sono l'organizzatore, sì, è serissimo. Se domani lei viene, troverà la campionessa italiana che parteciperà a Mosca il 2 di dicembre con me, che io sono un campione del mondo. Tu sei? Sono Antonio Ancerrone e chiaramente sono un masterclass delle linee dei massaggiatori. Va bene, grazie, sei stato gentile, salve. Grazie. Che tipo di trattamento stai praticando? Adesso sto facendo un microblading. È arrivata la signora come modella, aveva un'arcata sopraccigliare molto aperta con molti spazi da coprire. In quel caso abbiamo dato un'ombreggiatura nella parte dove ci occorreva e poi adesso stiamo facendo dei micropeli non molto invasivi, quindi siamo molto superficiali sulla struttura dove andiamo a creare. Siamo nello stand meraviglioso, devo dire, di Benedetta Riccio Cosmetics. Siamo con Francesco Monte. Francesco, buonasera. Connubio straordinario. Sì, connubio straordinario. Tanta gente sono venuti qui, hanno visto, bellissima situazione, quindi siamo contentissimi. Non è sicuramente la tua prima esperienza fieristica? No, non è la mia prima esperienza, no. Che ambiente, che calore hai trovato? Vabbè, come ho detto anche prima, il calore che trovi, soprattutto qui a Napoli, che io trovo, è particolare, quindi sono sempre contento di venire. Va benissimo, grazie. Benedetto. Ho accontentato un po' le italiane, le napoletane. Anche un po' te stessa, dai, sei bellissima, ma Francesco, vale la pena? Direi di sì, ho accontentato tutte. Emozionatissima Benedetta, in bocca al lupo anche a te. Viva il lupo. Viva sempre il lupo, ragazzi, continuate a seguirci, noi continuiamo il nostro giro di interviste. Buonasera a tutti, ciao, grazie, ciao. Siamo nello stand di Dezzo e fra pochi minuti il mio viso bianchissimo diventerà abbronzato. Perfetto. Vai. Eccomi qua per te. Perfetto, ci vuole la Madonna di Lourdes, lui mi migliorerà soltanto. Pochi secondi, eh? Pochi secondi. Chiudi gli occhi, rilassati, stai naturale, respira. Voi continuate a seguirci. Atossico, anallergico, ti sto spruzzando del caramello liquido che ti dà un effetto marrone istantaneo, senza ostruire i pori. Speriamo che dopo nessuno pensa di leccarmi. No, la canna da zucchero colorerà i tuoi strati di cellule morte che si esfolieranno nell'arco di 5-7 giorni. Questa è la durata del prodotto. Quindi quanto tempo dura? Quasi una settimana. Il tutto è arricchito con aloe vera per dare idratazione e acido ialuronico che ha un effetto anti-age. Tu in questo momento hai cambiato cera, come si suol dire, non ti riconoscerai più. Tutto molto molto naturale, forse dopo 2 settimane di sole di Capri puoi diventare quasi così figo come ti ho fatto io mo, ok? Mo adesso riapri gli occhi, vieni a guardarti allo specchio. Ragazzi, sono nuovo. Guarda. Già si è innamorata la prima. Vieni qua, vieni qua. No, guarda. È incredibile. Quante tonalità avete di smalti? Oltre 250. Arriviamo all'attuale quasi a 300. Quali sono i colori più richiesti? Lo 021, che è il rosso Victory, e la nuova collezione, che è Love in the Snow. E quindi i rossi, i blu, i viola. Quindi prevale sempre il colore storico, il rosso sulle unghie. Grazie. Grazie a lei. Siamo con la dottoressa Piombino, della Reaper Cosmetics di Caserta. Cosa state facendo? Che tipo di trattamento? In realtà io sono di Caserta, l'azienda è di Roma, ok? Questo è un trattamento estetico che si chiama Amia Vital, praticamente con delle testine in plastica si va a rimuovere quello che è lo strato più superficiale dell'epidermide, restituendo luminosità alla pelle, una sorta di scrub, ma a differenza dello scrub stesso, contemporaneamente viene anche veicolato il cosmetico in profondità, quindi abbiamo per il massaggio meccanico una maggiore ossigenazione del tessuto, una maggiore idratazione della pelle, oltre all'eliminazione delle cosiddette cellule morte. La pelle risulterà pertanto più luminosa, più compatta
e più idratata e tonica. Eccoci qua con Manuela Oggiano. Manuela, raccontaci un attimino che sta accadendo in questo angolo del padiglione. Nel padiglione 4 stiamo facendo la quarta edizione della Niles Challenge, che è una competizione di ricostruzioni unghie che tocca diverse gare. Abbiamo oltre 100 iscritti, più di 278 gare in tutto che partecipano, e diversi ragazzi. È nazionale. Adesso in questo momento stanno facendo il nail embellishment, tema favole. Potete trovare tutto il regolamento sul sito di A Estetica. E la Niles Challenge c'è ormai da 4 anni. Perfetto, siamo giunti alla fine, abbiamo fatto un giro enorme in tutti i padiglioni, abbiamo cercato di inquadrare, di mostrare tutto quello che sta avvenendo in questa spettacolare, in questo spettacolare evento fieristico dove si celebra, come avevamo detto in apertura, la bellezza. La bellezza vista da tutte le angolazioni, a noi ci sono state concesse pochissime angolazioni, come vedete io sono entrato pallido ed esco abbronzato, mi è stato fatto un trattamento straordinario. Voi continuate a seguirci per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano.